Il caso di sabato scorso, che ha visto un uomo di 80 anni recuperare le funzionalità degli arti poco dopo aver accusato un ictus, apre la strada alla Stroke Unit che si sta organizzando all'ospedale di Nocera Inferiore. Quanto accaduto è l'esempio che più di tutti serve a spiegare a cosa effettivamente può portare una struttura multidisciplinare. L'unità si attiva quando è in corso una malattia cerebrovascolare con un team formato da medici, infermieri, tecnici della riabilitazione e personale di supporto. Insomma, non è un semplice pronto soccorso per ictus. Oltre a salvare la vita del paziente nelle prime ore, grazie al cosiddetto trattamento di trombolisi, cioè lo scioglimento dei grumi trombotici che impediscono al sangue di fluire, garantisce la continuità dell'assistenza nella fase subacuta e in quella riabilitativa successiva. La sua caratteristica è la multidisciplinarità, ma con le varie competenze dirette dal neurologo. Quando non è in azione la Stroke Unit, i pazienti colpiti da ictus finivano nei reparti di medicina generale, di neurologia, di geriatria. Ora invece il trattamento è divenuto specifico e si sono sensibilmente ridotti mortalità, disabilità e costi, come è successo l'altro giorno all'Umberto I, quando il medico a bordo di un'ambulanza ha comunicato al collega del pronto soccorso che stava portando un uomo di 80 anni che era stato colpito da un ictus. Immediatamente si è attivata l'unità specializzata. Il paziente aveva un'ischemia cerebrale con deficit all'arto superiore ed inferiore sinistro, con compromissione anche del facciale. Era cosciente. Sono stati subito allertati il medico del pronto soccorso e un neurologo, chiamato tempestivamente in consulenza. È stata immediatamente eseguita una TAC e tutti gli altri prelievi necessari. Viene confermata l'ischemia. Si esegue subito un altro esame, l'angiotac. Entrano in azione gli altri specialisti, tra cui il neuroradiologo che ha monitorato l'esame attraverso il mezzo di contrasto ed un anestesista. L'esame ha confermato una trombosi. Si decide di procedere con una terapia di trombolisi dopo aver chiesto il consenso ai familiari. Tutto nelle 4 ore immediatamente successive all'ictus. Il neurologo, con l'aiuto di un'infermiera, hanno infuso il farmaco in 1 ora. In 3/4 d'ora sono arrivati già i risultati. Il paziente muoveva sia la gamba sinistra che il braccio e anche il facciale stava recuperando. Al termine dell'infusione, l'ammalato aveva recuperato il 95% del deficit. Ora è in osservazione breve intensiva, in pronto soccorso, in attesa di trasferimento in neurologia. La Stroke Unit dell'Umberto I può partire.